un ragazzo giovane mi ha mandato una mail in cui mi invita a fare ancora dei video, diciamo così, di riflessione. Scrive, la prima cosa che mi viene in mente è la questione politica di adesso, ma è solo un esempio. A me personalmente piacerebbe anche sapere i consigli che lei darebbe alle persone più giovani per far sì che noi viviamo una vita migliore. Sono solo idee di un ragazzo abbastanza confuso dalla vita. Spero di sentire un pensiero suo su qualsiasi cosa. Grazie. Ma io purtroppo non ho nessuna ricetta da dare. L'unica cosa che posso portare è la mia esperienza personale che riguarda la vita che ho vissuto. C'è da chiedersi, insomma, quanto questa esperienza personale pesa nel valutare l'attualità, nella capacità di porsi all'interno dei tempi in cui si vive. Non lo so. Certo che, voglio dire, quello che i vecchi possono trasferire è questo, insomma, come hanno vissuto il tempo che hanno vissuto. E quello che hanno ricavato dalle costanti che in questi tempi si sono via via manifestate, insomma. La vecchietta di Siracusa, insomma, non a caso ho postato quel piccolo video, che è una versione che si faceva ai miei tempi dal latino, per dire come i vecchi, nonostante tutto, spesso abbiano una modalità di porsi un po' strana, proprio perché non li guida più l'entusiasmo nei confronti delle cose che sorgono, che nascono, che vengono dette in quel particolare momento, ma evidentemente risentono dell'influenza di tutto il loro vissuto. E quindi la posizione della vecchietta è originale rispetto a tutto il resto. Mentre tutti vogliono la morte del tiranno. E quindi vogliono qualcosa di nuovo perché nel nuovo vedono il meglio. Lei che ha avuto l'esperienza di cos'è il nuovo e ogni volta è stata delusa da questo nuovo, prega perché almeno il presente rimanga, non arrivi qualcosa di peggio. Ovviamente questa sua è una posizione originale, no? Che adesso sarebbe molto criticata. Però questa posizione, scritta dai nostri antenati saggi latini, ancora fa riflettere, diciamo, fa riflettere. E forse questo è anche uno dei motivi per cui quando si invecchia si diventa un po' più conservatori. Quando ero giovane ero molto più, tra virgolette, rivoluzionario, insomma, no? Ero molto più preso dalle idee del nuovo, insomma, io sono nato in un momento, in un tempo, nel 49, particolare, insomma. Poco prima era stata fatta la Costituzione, insomma, della mia nascita. Sono arrivato all'università in un momento particolare, nel 68, tra l'altro proveniente da un liceo scientifico in una cittadina di provincia che era ancora molto tradizionale, in cui non avevamo ancora sentito nessuna idea nuova. La scuola era la scuola di tipo tradizionale, ricalcava quella del libro cuore, per dare un esempio. E quindi poi mi sono trovato improvvisamente, di colpo, nel 68, in un collegio universitario dove c'erano invece i rappresentanti del movimento studentesco, dei vari movimenti, che allora, Lotta Continua, il PC, la destra, movimento sociale, allora, e poi potere operaio, insomma, tutte queste cose qua. Beh, e mi sono trovato di colpo, in maniera ingenua, senza sapere com'era il mondo. L'ho scoperto lì, quel mondo, il mondo della
diciamo, della ribellione studentesca, il mondo delle possibilità, il mondo della fantasia al potere, insomma. La costruzione nuova, no? Di alleanze, movimento studentesco, classe operaia, sindacato, insomma, la possibilità di trasformare la società. I figli degli operai che potevano diventare dottori, che diventavano dottori, la possibilità di frequentare l'università, di avere il presalario, quindi agevolazioni per poter frequentare l'università. E anche la possibilità di, come dire, di trovare lavoro. La laurea dava una professione e che tu ti laureavi e il mese dopo, 2 mesi dopo, trovavi un posto di lavoro e questo posto di lavoro poteva diventare fisso. Quindi tempi particolari, insomma. Riguardando adesso a quei tempi, uno dice: vabbè, sono stato molto fortunato nella vita, perché poi avere il lavoro voleva dire poter mettere su famiglia presto, avere dei figli nell'età migliore. Si poteva lavorare in due, oppure anche uno solo che lavorava era in grado di mantenere una famiglia. Non c'erano allora i mutui, insomma. Si risparmiava, ci si poteva comprare la casa, molti operai riuscivano, molti che venivano da ceti sociali bassi. Io provenivo da un ceto sociale basso, diciamo. Basso, francamente, insomma, mio padre era un operaio delle smelterie, insomma. Avevano però la possibilità di crescere. La scuola serviva a farti cambiare anche status sociale, ti dava questa possibilità. La cultura era un bene che pagava. Studiare o non studiare faceva la differenza. Poi la sperimentazione in quel periodo, nel periodo dell'università, tanto di una contrapposizione abbastanza netta dal punto di vista politico, no? La sinistra, la destra. Insomma, il valore della Costituzione che si imparava ai miei tempi, un valore che non veniva messo in discussione. La Costituzione era la Costituzione, erano le regole della vita sociale, la migliore Costituzione, insomma, no? Uscita dalla Resistenza, quindi il valore della lotta di resistenza che aveva portato poi alla Costituzione. C'era una contrapposizione netta, anche violenta, tra la Democrazia Cristiana, potere conservatore appoggiato, un intervento della Chiesa anche nelle scelte politiche. E c'era il Partito Comunista, insomma, che era il più grande partito di opposizione. Ovviamente c'era anche un intervento, e si percepiva che c'era un intervento di qualcosa che era extranazionale anche nel gioco politico italiano, no? Dietro c'erano l'Unione Sovietica e c'erano gli Stati Uniti, insomma, c'era. Quindi, insomma, era scontato che il PC non sarebbe mai andato al potere. Nonostante questo, però, la lotta che allora era, insomma, la lotta per la democrazia, per degli spazi politici, si svolgeva all'interno dei partiti e questi partiti erano in qualche modo delle realtà democratiche. Ecco, quello che io rimpiango di allora era la vita che c'era all'interno delle sezioni. Mi è capitato durante l'università di partecipare, insomma, no? A quella che era la vita della sezione universitaria, la cellula della sezione universitaria, poi c'erano varie cellule in cui c'era dibattito, insomma, in cui la linea politica faceva un percorso. La scelta dei problemi di attualità su cui discutere, su cui prendere posizione, era una scelta che veniva fatta dal basso, o perlomeno veniva discussa nelle diramazioni più basse.
E da qui poi saliva a livelli sempre più alti fino a... Quindi c'era una partecipazione democratica, un controllo democratico in qualche modo. Insomma, perlomeno questo percepivamo, forse non era, chi lo sa, che giochi, ma insomma, c'erano almeno queste strutture di base che facevano sì che anche la formazione del personale che poi faceva politica, dei quadri dirigenti, fosse una formazione che partiva dal basso. Si cominciava a fare politica molto giovani e poi, insomma, chi aveva le capacità, l'interesse per la politica, insomma, cresceva all'interno di queste realtà ed era abituato al confronto, era abituato anche alla mediazione. La politica era compromesso anche perché, insomma, bene o male, intanto ricordo che nelle elezioni si contavano i voti, no, allora non c'erano le percentuali. Quando c'era un risultato di un'elezione, dico queste cose per i più giovani, insomma, stava tanto tempo davanti alla televisione perché si vedeva che, per esempio, non so, la DC aveva 15 milioni di voti, il PC ne aveva 12 milioni e 364 mila, chi lo sa, insomma, ma c'erano numeri. Il discorso delle percentuali viene dopo. C'erano numeri e questi numeri erano persone che votavano, quindi sapevi su quante persone, cioè la percezione diretta era quante persone, non che percentuale, e i votanti erano tanti. I votanti erano 80-85% della popolazione, quindi, ed erano rappresentati anche i piccoli partiti, e questo costringeva comunque a una dialettica all'interno. Io non so se questo fosse bene o male, ma questo era il clima in cui noi, quelli della mia età, siamo cresciuti. Con un concetto di democrazia che era un concetto di democrazia partecipativa, con il sindacato che era schierato dalla parte dei lavoratori e che aveva la possibilità di fare delle lotte e anche di vincere delle lotte, di ottenere dei benefici per i lavoratori. Lavoratori che si riconoscevano nel sindacato, poi c'erano i vari sindacati, no? Quello che stava dalla parte del PC, quello che stava dalla parte della Democrazia Cristiana, ma insomma questi sindacati poi avevano trovato anche una loro unità, c'era la triplice, no? Che rappresentava il mondo operaio nel suo complesso, c'era il mondo operaio, c'era il mondo studentesco, c'era una destra e c'era una sinistra, però c'era il concetto dello Stato. All'interno di questa dinamica si cercavano degli spazi maggiori. Chi era di sinistra cercava di avere maggior spazio per quelle che erano le idee di sinistra e viceversa quelli che erano di destra. E poi c'era un centro, insomma, no? In qualche modo rappresentato dalla DC, che aveva una politica a volte interclassista, clientelare, nel senso che anche la DC, insomma, spesso, come dire, dava in cambio di. E questa era la dinamica in cui siamo cresciuti. Democrazia come partecipazione, lo diceva anche Gaber, realizzata non sempre bene, ma insomma, il concetto era quello della partecipazione, non della delega così. E una democrazia in cui contavano i comizi in piazza, insomma, ci si riversava nelle piazze quando c'erano i grandi leader, insomma, che venivano a parlare nelle piazze. Quindi il consenso era ottenuto dalla presenza dei leader nelle piazze. La televisione era usata in maniera molto meno propagandistica. C'erano le tribune politiche, era uno spazio che era molto contingentato, uno spazio quasi sonnolento, non spettacolare.
Venivano fatti discorsi, si parlava di programmi, c'erano tutti spesso, no? C'erano queste tavole in cui c'erano 10, 12 rappresentanti dei vari partiti, insomma, che avevano ognuno il loro spazio e si confrontavano tra loro, insomma, no? C'era questo confronto che sapeva meno di propaganda di quello che c'è adesso. Ma insomma, questa è un po' la realtà in cui sono cresciuto e che poi ho visto cambiare un po' alla volta. È cambiata in meglio, è cambiata in peggio. Non lo so, su questo non vorrei dare, non vorrei dare giudizi. Sicuramente sono cambiati i concetti, cioè la democrazia è diventata una parola così, una parola di cui ci si riempie la bocca, però secondo me è una parola che non ha più contenuti, non è più l'espressione della volontà popolare effettiva. Nel momento in cui la volontà popolare viene manipolata così apertamente dalla propaganda, e nel momento in cui si riescono a manipolare le masse, come sta succedendo adesso, insomma, sempre di più, il consenso viene in qualche modo estorto. Chi si presenta alle elezioni, chi è in grado di formare partiti politici, movimenti che abbiano qualche. O chi controlla i mass media, o chi ha il denaro sufficiente per muovere, per comprare, per promettere cose che magari poi non saprà mantenere. Ma come diceva Vassalli, insomma, in un sistema democratico chiunque dovrebbe poter aspirare a essere eletto. E allora io non credo che al giorno d'oggi la portinaia o chi per essa potrebbe più aspirare ad essere eletta. Quindi la democrazia rimane un concetto, ma a questo concetto non corrisponde più una sostanza. Sentir parlare di democrazia come un ideale da difendere e poi vedere che la democrazia non corrisponde questa parola a una sostanza. Beh, trovo che in questo ci sia una contraddizione, insomma, o è una democrazia reale che dobbiamo difendere, quindi la democrazia partecipata, forse anche rappresentativa, se non può essere diretta, ma questa rappresentanza, ma la rappresentanza deve essere reale, ogni scelta deve essere poi, come dire, confrontata, ci deve essere una struttura che è in grado di trovare le risposte per ogni problema, per ogni scelta, a partire dalla base. Ormai la base funziona solo per dare un voto ogni tanto, insomma, quando serve, e questo voto viene in qualche modo estorto, come sappiamo. L'unica arma che io personalmente trovo quando non trovo un'offerta politica è quella dell'astensione, insomma. È sempre molto soggettivo, dico soltanto quello che riguarda me. Così, ci sono certi concetti che mi piacerebbe cercare di definire. Allora, il primo, democrazia, insomma, come sono d'accordo con quello che dice Vassalli nel dialogo sulla democrazia che ho postato, per mettere in discussione quel concetto e anche il senso della partecipazione alle elezioni. Adesso si parla di populismo. Questo concetto vorrei un attimo metterlo a fuoco perché l'ho sentito definire con due parole che mi sembrano molto adatte, insomma, per definire queste cose. Sono populisti tutti coloro che promettono dei vantaggi rapidi e immediati o delle soluzioni rapide e immediate, esaltandone i vantaggi, i benefici, e scotomizzando, cioè non mostrando, non facendo vedere, non lasciando che si discuta su quelle che sono invece le controindicazioni, i prezzi a lungo termine che si devono pagare per questi vantaggi.
Quindi populismo è qualsiasi populista, è qualsiasi partito, movimento che ti mostra un vantaggio immediato, che ti accontenta in un desiderio che tu vorresti, no? Più semplice, non pagare le tasse, ma che non ti lascia intravedere, ti infinocchia su questa cosa, no? Facile da vedere, da immaginare, ma che poi non ti fa considerare tutti i costi a lungo termine che questo vantaggio immediato può comportare. La politica in realtà, insomma, dovrebbe essere qualcosa che ha una visione a lungo termine. Il gioco, la partita a scacchi, gli scacchi. Vedi la regina del tuo avversario e dici, pensi di mangiarla, e che questa sia una mossa facile, ma se l'avversario è abile, evidentemente sacrifica la regina, ma poi la sacrifica per darti poi lo scacco al re. Quindi se tu hai mangiato la regina, ma poi dopo tre mosse ricevi uno scacco al re e perdi la partita, beh, il tuo vantaggio è stato un vantaggio misero, perché la partita la perdi. Allora è un problema di strategia. Muoversi nella politica vuol dire valutare sempre il vantaggio immediato rispetto ai costi che si pagano e saper vedere in là, saper vedere i costi non soltanto di quest'anno, quell'altro, quell'altro ancora, ma i costi che pagheremo fra 10 anni, 20 anni. E questa è un'impressione che non si può o non si riesce più a farlo. E quindi questo mi preoccupa per quello che riguarda il futuro. Uno come me il futuro lo vede in maniera diversa di un giovane, o mi preoccupo dei miei figli, quindi ho figli, come dire, mi preoccupo di quello che sarà per loro, per i nipoti. Ma insomma, se invece sono solo, posso anche dire, vabbè, insomma, io ho un'aspettativa di qualche anno di vita, 10 anni, però voglio dire, poi morto io, morto tutto, non mi interessa. Se le cose rimangono e mi vanno abbastanza bene per il tempo in cui vivo, poi insomma, morto io, morto il mondo, no? Quindi ci possono essere vecchi che fanno questo discorso, per cui gli va bene anche delle soluzioni a breve termine, immediate, insomma, no? Delle promesse che vengono fatte, dei vantaggi immediati. Dopodiché il mondo vada come vuole, se ne frega. Per i giovani è diverso. Per i giovani i giovani devono guardare al futuro, insomma, e questo a volte siccome sono abituato a guardare avanti, quando vedo certe situazioni sono preoccupato, mi chiedo come avrei fatto io a vivere questa età se non avessi lavorato, se non avessi versato dei contributi, se adesso non potessi contare su una pensione. E allora mi chiedo, ma i miei figli o i miei nipoti che non riusciranno, e per quanto si diano da fare, vivono dell'immediato e non riescono a mettere niente da parte, non riescono a versare contributi per la pensione. Il loro lavoro gli serve soltanto per poter sopravvivere al momento, e a volte anche fanno fatica. Allora, cosa succederà di loro quando avranno la mia età e quando non saranno più capaci di lavorare, o magari se saranno più sfortunati, non so, saranno ammalati, avranno bisogno di assistenza e non avranno niente, nessuna garanzia dal punto di vista sociale. E quello che ti fa essere pessimista è che non si può guardare solo all'immediato. E purtroppo i tempi in cui viviamo sono tempi in cui si guarda soltanto all'immediato, al domani, perché è guardando soltanto al domani, proprio domani, non al dopodomani, si può cercare di avere il consenso, per avere il potere e quindi per condurre il gioco
come si vuole. E allora, anche qua, discorso del potere. Il potere, non possiamo negarci, esiste, no? Esiste la ricerca del potere. Qualsiasi forza politica gioca, lavora per il potere. Ma il potere deve essere in qualche modo esercitato all'interno di determinate regole. Le nostre regole sono la Costituzione. Sono la Costituzione italiana. Queste regole determinano il gioco, tra virgolette, con tutte le cose democratico. Perché il potere non si eserciti con la forza, con la violenza, così deve esserci un gioco che è sempre all'interno di regole che in qualche modo prevedano e fanno sì che questo gioco sia e fanno sì che questo gioco non diventi violento, che si trovino delle composizioni, delle mediazioni, che non ci sia un vincitore che fa tutto quello che vuole. Quella che è la mia vita, la mia esperienza mi insegna a dubitare di chi dice: ma sì, noi vinciamo tutto, lasciateci lavorare, lavoriamo per 5 anni, per 10 anni. E poi ci verifichiamo di nuovo con l'elettorato. Bel discorso, semplice, no? Vinca chiunque, vinciamo. Buttiamo all'aria tutto. Cambiamo le regole e facciamo nostre, a nostro vantaggio, perché ovviamente chi vince tende anche a fare le regole secondo il proprio vantaggio, secondo il proprio tornaconto. A questo punto facciamo e poi valutiamo quello che facciamo. Allora, è un percorso apparentemente facile, no? Da mostrare, no? Sembrerebbe, ah, sì, insomma, vincete, fate, e poi fra 5 anni decidiamo, ma cosa farete nel frattempo? Insomma, se questo discorso lo facesse un chirurgo, no? Un chirurgo inesperto, che dice a un certo punto che si deve in qualche modo anche formare, insomma, deve voler diventare un chirurgo abile. E dice: vabbè, insomma, tu vieni che ti opero, lasciami fare. Io ho in mente di fare queste cose, però, insomma, sì, non ho esperienza, sono così, lasciami fare, io ti opero. Allora, se ti opero bene, se ti opero bene, poi vedrai, magari la prossima operazione te la farai rifare da me. E se ti opero male, invece vuol dire che andrò a casa. Ma vabbè, il chirurgo andrà a casa, ma tu andrai al cimitero. Chi di voi si affiderebbe a un chirurgo che vuole carta bianca e che non ha le carte completamente a posto per fare quell'operazione di cui a voi avete bisogno? Vi affidereste la vostra vita semplicemente a condizione che lui poi, se sbaglia tutto, se ne va a casa e arriva un altro chirurgo? No, capite bene che non tiene questo discorso. Quando si affida la vita di un paziente o si affidano le sorti di un paese a qualcuno, bisogna avere anche le garanzie di una riuscita, non soltanto dire: vabbè, facciamo sì che intervenga il primo venuto e poi, se sbaglia, lo mandiamo a casa. Quando ci ha portato alla rovina, insomma, è più difficile dire: vabbè, adesso va a casa, ricostruiamo. E ho l'impressione che invece la propaganda elettorale punti a questo, no? Cerchiamo di far vincere una forza politica qualunque sia e poi decidiamo se ha lavorato bene, la rivotiamo, se ha lavorato male, non è. Ma se ha lavorato male, cosa ci lascia poi? Cosa ci rimane?
Riflettiamo su questo. L'altra cosa che mi lascia perplesso è questa tendenza a semplificare le cose, ad avere soluzioni semplici per problemi complessi. Io nella mia vita ho imparato che non c'è niente di semplice. E anche qua l'esperienza del lavoro in medicina poi ti condiziona su questa cosa qua. Ogni farmaco che tu dai sì, può avere gli effetti che ti aspetti, no? Lo dai apposta perché ti aspetti dei benefici. Però se tu guardi il foglietto illustrativo, sai sempre che ci sono degli effetti collaterali, c'è sempre un prezzo da pagare. E più il farmaco è efficace, più in qualche modo gli effetti collaterali sono pesanti, no? E quindi tu devi fare sempre un bilancio tra costi e benefici. Non c'è mai niente che abbia soltanto benefici e non abbia costi. Magari i benefici li puoi vedere subito, i costi li puoi avere a distanza, no? Magari puoi avere, come dire, subito che sugli occhi il farmaco ti toglie il mal di testa, ma poi alla lunga magari ti rovina il fegato. Ah, ti accorgi subito del mal di testa che ti passa, ma del fegato poi, insomma, e magari della cirrosi che ti viene dopo, te ne accorgi solo in un secondo tempo e a quel punto la tua vita è rovinata da quello. Cioè, ogni cosa ha un costo. Gli unici farmaci che da questo punto di vista non hanno effetti collaterali e che possono fare molto bene, spesso fanno anche i miracoli, sono appunto i placebo. È l'acqua fresca, l'acqua di Lourdes. L'acqua di Lourdes spesso fa miracoli e non fa neanche male, ma sempre si tratta di acqua di Lourdes. I miracoli in questo caso non sono dovuti al farmaco, ma sono dovuti all'aspettativa che noi ci facciamo dei benefici che questo farmaco ci dà, più alla nostra fede, fede, proprio fede, più sono i benefici che possiamo avere. E in questo caso non paghiamo prezzo. Le cose poi avvengono sempre lentamente. I processi sono sempre dei processi, altra presupposto, secondo me, un'altra considerazione, che i processi avvengono sempre in maniera lenta. Perché le cose che si muovono sono molto complesse e tra l'altro sempre più si va avanti, sempre più complessa è la realtà, sempre più difficile da capire, sempre più la comprendiamo a tratti, a pezzetti, sempre più la spezzettiamo per poterla capire, no? O per poter capire qualcosa di questa e chi la sappia mettere insieme in tutti i suoi aspetti, sono sempre meno le persone che riescono a inquadrarla, a considerare tutto quello che si muove. Quando si sposta una pedina, tutte le possibili reazioni, no? E quindi i processi sono complessi. Chi li semplifica, chi ti dà delle soluzioni semplici a problemi complessi, è sempre da sospettare. Cioè io sospetto di tutti quelli che hanno proposte, soluzioni così, piovono dall'alto. Perché in realtà se fossero così facili, se fosse stato così semplici, le avrebbero già fatte. Le cose semplici si fanno subito, si trova subito. Quando la cosa è semplice, quando si intravede una cosa semplice, tutti ci si buttano con facilità. Quindi nelle cose semplici sono facili da vedere. Sono le cose complesse che invece non sono così facili. E quindi io dubito personalmente di chi mi propone soluzioni semplici, specialmente se te li dà, se te li propone come il toccasana, guardandoti negli occhi o guardando in camera come se ti volesse ipnotizzare. È tipico dei dittatori, insomma, no? I dittatori hanno sempre avuto delle
delle soluzioni semplici da proporre. E il popolo li ha seguiti proprio perché il popolo ha bisogno di soluzioni semplici. E poi però, insomma, questi popoli che hanno seguito i dittatori spesso hanno pagato un prezzo alto, e magari non solo loro, anche altri popoli che magari non ne volevano sapere di questi dittatori. Insomma, la ricaduta poi ha riguardato non solo il popolo che ha espresso il dittatore, ma anche altri popoli che hanno fatto le spese dell'azione di questi dittatori. Quindi io dubito di chi semplifica le cose in una realtà che di per sé è complessa. Lo Stato nazionale è la libertà che noi vogliamo avere all'interno di uno Stato nazionale, la capacità di autodeterminarci. Secondo me ormai, come dire, in un mondo globale, la capacità di autodeterminarsi è da metterla in discussione, no? Viviamo ormai in una situazione in cui proprio la globalizzazione non è un qualcosa che supera i confini nazionali. Dicevo già in un altro video anni fa che globalizzazione significa non avere più confini per le merci che sono più importanti. E quali sono queste merci più importanti? Sono l'informazione e sono il denaro, che non hanno più confini perché si muovono in maniera smaterializzata. E allora, se non ci sono più confini per quelli che sono i beni più importanti, che riescono a condizionare tutto, è difficile pensare di essere del tutto liberi all'interno di una realtà territoriale che in realtà non ha più questi confini, o li ha solo per alcune cose e non per altre. In un mondo in cui adesso dominano le leggi del mercato, è possibile rimuoverle così di colpo senza trovare una strategia alternativa? E qualcuno ha elaborato una strategia alternativa per far sì che non sia più il mercato ad essere dominante, o i mercati, insomma. E qui ci sono riflessioni, no? Su quello che in realtà determina le cose, su cosa prevale. La politica è in grado di guidare i processi? Pare di no. Cosa guida i processi? Intanto il mondo della tecnica, le innovazioni, la tecnica e il mondo della finanza. La tecnica e la finanza poi sono collegate. Ma sono loro che spesso impongono poi le regole, i meccanismi. Benissimo, sono regole discutibili. Non è detto che si debba, che questo sia l'unico modo di esistere, ma questo è un modo di esistere, questa è la sostanza. Il fatto che la politica è a rimorchio, non è al traino. Per far sì che le cose non siano così, c'è bisogno di inventare un processo che probabilmente dovrà essere molto lungo, ma di punto in bianco diffido di chi pensa di dire che le cose non sono così o di fare come se le cose non fossero così. Poi adesso c'è una nuova dinamica che è quella di essere contro il sistema. Il sistema vuol dire poi l'organizzazione statale, insomma, no? Che sta all'interno delle regole democratiche, insomma, che tra virgolette si chiamano regole democratiche. Comunque all'interno delle istituzioni, quindi il valore delle istituzioni che viene messo in discussione quando si mette in discussione il sistema. Come se ci potessero essere delle forze, dei movimenti che si muovono all'esterno, cioè che non siano più condizionate dalla Costituzione e quindi la vogliono cambiare, oppure dal meccanismo delle regole, delle istituzioni. Questo
quindi porsi contro il sistema dal di fuori. Io sono d'accordo con Bersani quando lo sentivo ieri sera o l'altra sera dire che poi in realtà, insomma, il discorso di destra e sinistra non può essere superato, apparentemente superato, lo si vuole negare, non c'è più una destra e una sinistra nel mondo, eccetera. Però, insomma, ci sono delle esigenze, ci sono delle istanze che sono di destra, conservatrici, reazionarie, ci sono delle istanze di sinistra che chiedono un maggior stato sociale, maggiori garanzie per i lavoratori, che sono venute sempre meno, no? E quindi la dinamica poi, insomma, perché anche la dinamica mondiale poi alla fine è quella di, qualcuno dice, no? Di far sì che nel conflitto tra capitale e forza di lavoro, forza lavoro in questo momento è il capitale che sta vincendo, insomma la grossa lotta che si svolge a livello mondiale è quella di far sì che la forza lavoro possa contare sempre meno e sempre più poi invece il margine di profitto del capitale. Può durare questa cosa? Quali sono i danni e le conseguenze a cui può portare questa cosa? Ma nella nostra realtà nazionale, secondo me, insomma, non è possibile mettersi al di fuori del sistema. Se non si è né di destra né di sinistra, non si riconosce, si è di centro, diceva Bersani, nel senso che tu non puoi combattere il sistema stando all'interno del sistema, e comunque sei all'interno del sistema, e quindi ti devi piazzare da una parte o dall'altra. Non sei al di fuori, non c'è l'uomo del miracolo, evidentemente. La democrazia in rete è possibile? Non credo. Da quello che vedo che succede nella rete, da come vengono prese le posizioni, i giudizi, eccetera, eccetera. È il primo impulso che passa, non c'è mai una, o raramente, insomma, c'è una visione a distanza, insomma. Lo vedo nelle cose banali, anche nelle cose che riguardano il gossip, nelle cose che riguardano cose più semplici rispetto alla politica. Non ho nessuna fiducia della democrazia che può passare in rete. Lo spazio per riflettere, per fare delle riflessioni, dei ragionamenti in rete, per confrontarsi in maniere complesse, non c'è. In rete passa la reazione più immediata e quindi sul fatto che si possa realizzare una democrazia di base in rete senza un confronto vis-à-vis tra le persone, senza degli spazi dove la gente si può riunire fisicamente, discutere e partecipare, beh, trovo molto difficile. Trovo che questi partiti che si pongono al di fuori del sistema, diciamo così, poi però usano esattamente gli stessi strumenti del sistema, usano le stesse regole del mercato, della promozione, per cercare di impossessarsi del potere. Quindi contestano il sistema per un verso, ma nello stesso tempo usano tutto quello che usa il sistema per arrivare a impadronirsi del potere, cosa che potrebbe essere giusto, diciamo, è fisiologico in democrazia aspirare al potere. Questo potere va poi gestito all'interno di regole riconosciute, diciamo, della Costituzione. Costituzione che invece poi si vorrebbe cambiare, e si vorrebbe cambiare a seconda del momento, a seconda di chi gestisce il potere, per avere
ancora più spazio di decisione, sempre con l'idea che dicevo prima, no, lasciateci lavorare, poi fra 5-10 anni vedremo. Quando avremo combinato i disastri, magari se ne andremo, ma i disastri resteranno per chi li abbiamo combinati. Napoleone, l'uomo della provvidenza, questi uomini grandi che avevano idee grandi per il loro popolo. Ah, insomma, se torniamo in Italia, stiamo festeggiando il centenario della vittoria, no? Prima guerra mondiale. Pensiamo a Cadorna, no? Questi uomini che sono diventati grandi, per modo di dire. Però sono diventati grandi sulle spalle di milioni o centinaia di migliaia di morti. Non si sono fatti scrupolo di sacrificare ad una causa centinaia di migliaia di vite, provocando sofferenze enormi. Era il problema che assillava Raskolnikov in Delitto e Castigo. Anche lui voleva poter ammazzare per dimostrare di essere grande, poi non è stato all'altezza della sua grandezza, della grandezza che voleva produrre, insomma, attraverso questo atto di rottura. È questo che vogliamo? Cos'è più importante? La grandezza di un uomo, di un eroe, di un leader, di un dittatore o la vita degli uomini? Dobbiamo credere a quelli che ci promettono la grandezza attraverso grandi gesti, grandi, come dire, che hanno questi progetti che hanno elaborato e che sappiamo che non sono credibili, sappiamo che sono propaganda, anche se questa propaganda è capace di convincere le masse che sono stanche, che si aspettano qualcosa, che intervenga e che li faccia star meglio. Ma purtroppo poi scelgono sempre il personaggio peggiore per cercare di soddisfare la loro aspettativa, no? Ma questo poi, insomma, è così, no? Anche in medicina, tu hai un tumore, oppure non so, hai un'altra malattia grave, progressiva. Vedi che non te ne tiri fuori, no? Una sclerosi multipla, che so io, insomma, Parkinson, una malattia. E allora, cosa vuoi? Vai dai vari medici e ti accorgi che ognuno ti propone quello che ha a sua disposizione. Quello che ha a sua disposizione, se la tua malattia è grave e progressiva, non basta a far cambiare la progressione della tua malattia. Ma quello è quello che c'è a disposizione. E quello che si è dimostrato nel tempo, con l'esperienza, con le sperimentazioni, essere la cosa più utile. Ma è una cosa che ti dà sempre dei vantaggi, poi degli svantaggi, fa un passo avanti, fa un passo indietro, e ti accorgi che non ti muovi, che vai sempre peggio. E allora cosa fai? E lo facciamo tutti, lo fanno tutti, insomma, no? Vai dal guaritore. Vai dal guaritore e questo ti promette che prendendo un po' di quello, un po' di quello lì, un po' di quell'altro, guarirai. Ti promette la guarigione il guaritore. Soltanto che tutti quelli che io ho conosciuto, che avevano malattie importanti, ed è naturale e comprensibile che a un certo punto vadano al guaritore. E infatti vanno, dopo aver consultato un medico, due o tre, insomma, quando si trovano in quella situazione, insomma, la gran parte vanno dal guaritore. Magari ne sentono anche più di uno. E il guaritore dice: no, lascia perdere tutto quello che c'era prima, e
Era tutto sbagliato, insomma, no? Prendi quello che ti do io. So io un po' di vitamina C, un po' di cose, così. E tu starai meglio. Guarirai. Poi per questo non risponde della sua malato crede di star meglio, ma poi vede che va sempre peggio. E vede che anzi quando ha lasciato la sua terapia, insomma, che gli permetteva una certa manutenzione, insomma, che gli permetteva una certa stabilizzazione, si accorge che va sempre peggio. Allora torna dal guaritore e non lo trova più. E in qualche modo ritorna, se non è già morto, ritorna alla sua terapia tradizionale, perché è quello. Insomma, non si può negare la realtà è quella. Solo che noi, in certe situazioni, insomma, no? Sia personali, ma spesso anche politiche, insomma, no? Sociali, quando la realtà non ci piace, quando ci troviamo, che vediamo che stiamo sempre peggio all'interno di questa realtà, vogliamo trovare il guaritore, insomma, vogliamo trovare chi ci dia una risposta e ci salvi. Cerchiamo questa salvezza, insomma, non ci rassegniamo. E questo è normale nelle persone. Quello che invece lascia più perplessi è che ci siano degli individui che speculino su questa esigenza, che facciano i loro interessi sfruttando il malessere della gente. Perché spesso poi questi guaritori se le fanno pagare care le loro medicine miracolose. Qua però c'è una lunga tradizione, no? E anche la politica è diventata un po' qualcosa di questo tipo. Nelle situazioni difficili si ritorna sempre, si regredisce verso gli istinti più primordiali, più primitivi, si riesce a essere meno, come dire, meno generosi, almeno nei comportamenti sociali. Tra gli individui, invece, la letteratura ci mostra che i momenti di grande povertà, di grande miseria, di grande difficoltà nascono anche tra gli uomini dei sentimenti di grande slancio verso l'altro, di grande comprensione. Si riscoprono sentimenti anche d'amore, insomma, no? Di solidarietà, di altruismo. Pensiamo a quello che succedeva nelle trincee, addirittura di solidarietà col nemico, che però veniva severamente castigato dai generali, no? Guai, solidarizzare col nemico, vai a avere. Bisognava andare sempre all'assalto. Allora questa distanza, no? Tra i generali, tra chi comanda, tra chi ambisce al potere, tra chi vuole il consenso e tra la povera gente, insomma. Io penso che la povera gente dovrebbe, o forse ha l'occasione, in momenti difficili di essere più solidale, di trovare maggiori momenti di comunità, di comunicazione. E forse questo anche può servire a superare ormai un concetto di una mentalità consumistica come abbiamo sviluppato nel corso di questi ultimi anni, no? Diventare meno consumisti, vivere con meno, imparare a ritrovare l'essenziale e in questo cercare di aiutarci in qualche modo, di essere solidali gli uni con gli altri. Forse se in un momento di difficoltà individualmente riusciamo a superare una mentalità consumistica, insomma, no? A guardare sempre il vicino che magari ha l'automobile più grossa. A sapere che poi non abbiamo bisogno di quell'automobile e possiamo vivere bene
anche senso, oppure con una piccola utilitaria. Impariamo che non è necessario andare in ristorante tutte le sere, ma possiamo anche mangiare di meno, non evitare di mangiare, ma insomma, impariamo a vivere in maniera più come si viveva quando ero piccolo io. Si viveva con molto poco. Questo forse è un retaggio, no? E i vecchi sanno che si viveva con molto poco. Ai miei zii non c'era la luce, non c'era l'acqua in casa, non c'era niente. Ogni volta che c'era un temporale c'era una grande paura perché se si perdeva il raccolto era la fame. Bisognava andare a cercare dei soldi che poi non si riuscivano per fare la prossima semina. Si produceva tutto, non che bisogna ritornare in quei tempi, ma quei tempi secondo me erano tempi di maggiore solidarietà. Si viveva in una dimensione più ampia, le famiglie erano più allargate, si era meno soli, in fin dei conti. Adesso, nonostante tutto, si è diventati molto più soli. Si vive da soli, concentrati in piccoli nuclei e spesso proprio soli. Nuclei unifamiliari. E poi ci prendiamo il cane per farsi compagnia, perché non riusciamo più a. E forse qua va trovata anche una risposta. Insomma, i tempi difficili, sì, insomma, si superano meglio e si riesce anche a trovare una solidarietà dal basso. In tempi lunghi non vedo come si possa continuare un'esistenza sull'onda del consumismo, sull'onda di una sempre maggiore produzione, sempre di un maggiore spreco. Credo che bisognerà ritrovare una dimensione più sobria della vita, se pensiamo di poter ancora sfruttare a lungo il mondo, l'ambiente in cui viviamo. Se non faremo questo, forse la nostra sopravvivenza sulla Terra come specie non durerà tanti secoli ancora. C'è chi fa delle previsioni di catastrofi, tra virgolette, non a troppa distanza, al giro di decenni, per darci un'idea. Riusciremo a vivere in maniera un po' più sobria? Cioè, queste crisi saranno in grado di farci cambiare anche modalità? Il consumismo, questa cosa di consumare in maniera infinita, potrà in qualche modo essere messo in discussione e trovare un'alternativa? Che è quella poi di vivere con l'essenziale, di ritrovare poi quello che dà più senso alla nostra vita, insomma. E sono poi i rapporti tra gli uomini, avere quello che è necessario e non il superfluo, quello che usiamo e non quello che non riusciamo ad usare. Fare le cose che sentiamo, per cui siamo portati, e non imitare gli altri perché lo fanno. Qualcuno dice che noi desideriamo quello che gli altri desiderano. E allora se questo desiderio degli altri è portato sempre più in alto, noi siamo portati a desiderare sempre di più. Riusciremo a capire invece quello che effettivamente vogliamo, ci aspettiamo dalla vita e che effettivamente ci serve, e non rincorrere sempre quello che fanno e che desiderano gli altri. Ecco.